Succede questo, che il governo taglia ancora altri 4 punti del cuneo fiscale che vanno a beneficio di fasce abbastanza, non dico deboli, però insomma non proprio privilegiate, diciamo chi guadagna fino a 35 mila euro l'anno, e sono, secondo alcuni calcoli, poi cambiano a seconda, no, delle singole situazioni, però un centinaio, fino a un centinaio di euro in più in busta paga, che non è proprio una roba da buttare via. È chiaro che tutti noi vorremmo un'altra situazione, ancora di più, ancora meglio. Ci piacerebbe che i salari salissero, non ci fossero solo delle misure spot, però in questo quadro che non ci piace, forse questa riforma non è poi così da buttare via, o no? Allora, non è facile commentare questo decreto, perché in effetti, Francesco, ci sono questioni, diciamo, di merito legate alla misura su cui ovviamente ragioniamo insieme. E poi c'è un problema di contesto, diciamo, che impedisce di fatto a questo governo e a quelli che lo hanno preceduto, di portare avanti politiche del lavoro completamente diverse. In effetti, quello che noi dobbiamo registrare per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale a cui fai riferimento tu è che per i redditi più bassi si arriva fino ad un centinaio di euro in più di busta paga, e la fase in cui abbiamo un'inflazione galoppante, una fase storica per il nostro paese che registra una contrazione salariale, unico caso in Europa negli ultimi 30 anni, e questa misura come fai a percepirla negativamente? Cioè, è un aiuto in busta paga riconosciuto a coloro i quali hanno maggiori difficoltà. Quindi, secondo me, una qualsiasi persona di buonsenso e dotata, come dire, di senno, non può che interpretare positivamente questa misura. Dopodiché, io non sono un fan del taglio al cuneo fiscale, non lo sono mai stato, non lo sono perché. Per due ragioni. Primo, perché se tu tagli il cuneo fiscale in un sistema di pareggio di bilancio, maledetto pareggio di bilancio nel quale siamo piombati, è chiaro che quelle sono risorse in meno che vengono all'erario. Allora io poi voglio capire se il taglio al cuneo fiscale in prospettiva, oltre allo scostamento di bilancio, mi può comportare tagli ai servizi allo Stato sociale. Se così fosse in prospettiva, saremmo di partenza e non avremmo risolto niente. Per me la crescita dei salari deve avvenire con l'aumento proprio retributivo. Devono essere le multinazionali a cacciare i soldi, deve essere la grande impresa, non deve essere lo Stato con il taglio del cuneo fiscale. In questo contesto questo non è possibile. Non è possibile perché noi, l'abbiamo detto già in altre circostanze, non abbiamo politiche espansive, economiche, antiregressive che possano consentire l'aumento del potere contrattuale dei sindacati e della comunità del lavoro in generale, e dunque questo diventa molto difficile rivendicarlo sul piano della contrattazione collettiva. Poi c'è un altro aspetto, Francesco, secondo me, diciamo, politico e per certi aspetti magari anche tragico, che si può sottolineare in questa vicenda. Cioè, io non so se qualcuno fa finta di non rendersene conto, ma la Meloni sta sottraendo, ma in maniera palese, il tema del lavoro sia alla sedicente sinistra, perché questa misura, per esempio, sul piano dei contratti a termine, io non la condivido perché aumenta la flessibilità, io sono contro l'aumento della flessibilità, però è meno peggio di quello che aveva fatto il PD col Jobs Act. Questo diciamocelo, perché col Jobs Act si arrivava fino a 36 mesi di contratti a termine, che si arriva fino a 24. Qui c'è un allentamento sulle causali, ma il PD le causali le aveva tolte completamente. Si parla del decreto dignità. Io nel 2018, quando uscì il decreto dignità, su un piccolo giornale, allora scrivevo su una piccola testata online, difesi a spada tratta quella misura. Ma il PD disse che era una catastrofe quella misura. Anche il sindacato muoveva critiche al decreto dignità. Oggi dicono che la Meloni assalta il decreto dignità. Cioè, io ho la sensazione di essere dinanzi ad una schizofrenia assolutamente incomprensibile. E concludo. Quindi, secondo me, la destra, in particolar modo la Meloni, perché la Meloni, da questo punto di vista, io credo sia una donna molto intelligente, soprattutto sul piano della comunicazione politica, è un dato di fatto, gli mangia in testa con gli altri, ha tolto il lavoro alla sedicente sinistra, sottolineo sedicente, ma anche al sindacato, perché
sindacato non riesce a contrattare aumenti retributivi, perché questo è un dato di fatto, e non riesce a rivendicare aumenti retributivi perché il sindacato sciocco è più europeista e più realista del re, e supplica al governo di tagliare il cuneo fiscale, di dare respiro alle retribuzioni, visto che con la contrattazione il sindacato non ci riesce, e il governo glielo concede, il governo glielo concede, sottraendo alla contrattazione collettiva e dunque al sindacato questa capacità. Sapete, ragazzi, che secondo me sul piano politico, a fronte della crisi del sindacato, questo è un elemento determinante sul quale, ovviamente, questo sarà Sandir, non sta riflettendo nessuno. Questi sono dei temi, cioè, detti da un sindacalista, insomma, con cui condivido totalmente la prospettiva, cioè io credo che servirebbe tanto generare la spesa pubblica meno spaventa, credo che bisognerebbe aumentare i salari e purtroppo non è possibile, perché non è possibile perché se stai dentro, come dire, la gabbia europea, alla fine dov'è che puoi andare a recuperare? Dov'è che le aziende, non solo le multinazionali che guadagnano, ma anche le piccole e medie imprese tanto deprecate, no? Che però sono quelle che danno, continuano, insomma, anche se meno rispetto al passato, però continuano a dare tanto lavoro agli italiani, dov'è che vanno a recuperare, no? Un po' margine sul costo del lavoro. Non se ne esce, no? Finché non capiamo questa cosa, è chiaro che tutti questi governi di destra e di sinistra, cosa fanno? Scontano il sistema in cui sono dentro, no? Scontano il contesto, appunto, come diceva Savino. C'è modo e modo però di stare nel sistema e nel contesto, cioè tu puoi starci da così entusiasta, volonteroso, pioniere, no? Evviva, facciamo, tagliamo l'Europa, bravi, oppure puoi starci un po' più furbescamente, no? Senza metterlo in difficoltà. Io vorrei che no? Si facessero tante belle cose, ma non si, evidentemente non si possono fare, non si possono fare perché non si vuole farle, no? Perché ci sia quel dottore che te lo impedisce, anzi, qualche dottore che te lo impedisce c'è, questo è un altro discorso relativo al Covid. Purtroppo sul sindacato qui bisognerebbe aprire un discorso anche relativo al Covid, ma non solo, anche su battaglie sociali fanno notare che ieri. Giustamente, no? Di fronte a un concerto anche abbastanza un po' sottotono, comunque che fa un po' sempre radical chic. Io poi non mi voglio infilare in queste cose, per carità, ne ho le scatole piene delle polemiche sui radical chic. Fate quello che vi pare, se volete essere chic, fatelo. Lo siamo anche noi, io e Vergovic, guardateci come siamo chic, quindi figuriamoci se così pallidisce, no? Poi diceva: io sono uno chic radicale, cioè quando sono chic lo sono fino in fondo, come diceva Corrado Guzzanti. Ma al di là di questo, ci sono battaglie sociali. A Pesaro è andata in scena una grande protesta contro la costruzione del biolaboratorio, c'erano tra le 5 e le 10.000 persone, e quello è un tema di cui si dovrebbe discutere, no? Nell'argone politico. Un sindacato battagliero si occuperebbe anche di queste cose, delle sfide del futuro, della rivoluzione tecnologica, ad esempio, no? Della rivoluzione digitale. Ecco, a me sembra, ti chiedo una valutazione così un po' ad ampio raggio, Savino, perché a me sembra che abbia, in una fase storica in cui il sindacato servirebbe come e più del pane, perché qui sta cambiando completamente il mercato del lavoro, l'intelligenza artificiale sarà una mannaia, no? Sul mondo dell'impiego. Ebbene, qua mi sembra che il sindacato non abbia più una visione del mondo, cioè si è attaccato ad ai rimasugli di una vecchia visione, ma non abbia più degli occhiali con cui guardare la nuova realtà. Non so se mi sbaglio. Francesco, sul sindacato si potrebbe parlare per ore, perché i problemi del mondo sindacale sono tanti e soprattutto sono profondi. Io ieri sono intervenuto sempre qui da queste onde libere di Radio Radio, perché invitato dal mio amico Molinari, io sono rimasto esterrefatto, me lo ha fatto notare lui, che uno degli sponsor del concerto del 1º maggio
ora non credo di poter nominare qual era la multinazionale, ma è una multinazionale della distribuzione, sai, tramite app, della gig economy in poche parole. Questo a me francamente ha lasciato inorridito perché, ma com'è possibile un fatto del genere? Com'è possibile essere così sciocchi da non rendersi conto di scivoloni di questo tipo? Tant'è vero che ne abbiamo parlato ieri proprio lì. Allora, noi abbiamo due problemi grossi. Il primo è un problema, secondo me, di buona fede nel sindacato. Oggi il sindacato manca di visione e manca di consapevolezza, manca di anche di approfondimento, perché è vittima anche il sindacato della dittatura del politicamente corretto. La dittatura del politicamente corretto prevede che non si possa mettere in discussione il sistema, in particolar modo l'Europa. Se tu, organizzazione sindacale, non sei in grado di comprendere che all'interno di questo sistema tu sei fregato perché non avrai mai leve sufficienti a differenza di quelle che hai avuto in passato, perché c'è stata un'epoca in cui in questo paese si parlava di stato sindacale, negli anni 70 si parlava di stato sindacale, cioè di uno strapotere sindacale così forte che alcuni dicevano attenzione, rischiamo derive antidemocratiche, di scivolare in uno stato sindacale, per farvi capire quanto il sindacato in questo paese abbia contato in passato e quante cose buone ha fatto in passato. Noi in questo paese abbiamo avuto la Camusso, sì signore, ma abbiamo avuto anche Giuseppe Di Vittorio, ragazzi. Cioè, abbiamo avuto sindacalisti che sono morti, sono stati ammazzati in quanto sindacalisti. Quindi, cioè, il discorso poi è chi rappresenta il sindacato. Quindi abbiamo un problema di buona fede, ma allo stesso tempo di, come dire, incompetenza, inadeguatezza culturale e politica rispetto al contesto, perché il sindacato è più realista del re e guai se gli tocchi l'Europa, rischi l'epurazione. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto poi è il problema in malafede, o quantomeno che io interpreto in malafede. Per me non è normale, non è normale che, l'ho già detto, l'ex segretario della CGIL Camusso, che ha fatto nulla o quasi nulla per osteggiare il Jobs Act di Matteo Renzi, adesso siede in Parlamento eletta nelle fila del Partito Democratico. Questa è una cosa politicamente molto significativa, molto significativa. Oppure il fatto che l'ex segretario della CISL, la Furlan, che quando qualcuno le domandò: ma senta, perché non proviamo a riparlare di articolo 18? Potrebbero esserci margini per fare una discussione su questo? Quella rispose: ma parlare di articolo 18 ci riporta al secolo scorso. Cioè, detto da un sindacalista, dal segretario generale della CISL, guardate che è come se, lo dico da sindacalista, Bergoglio bestemmiasse in televisione. Dovrebbe avere lo stesso impatto. E questa oggi è parlamentare, eletta nelle fila del Partito Democratico, anche lei. Allora, noi abbiamo un problema poi che è di contiguità tra politica e sindacato. Io non sto parlando di illeciti o di rilevanza giudiziaria, di comportamenti, assolutamente no. Sto facendo una valutazione meramente politica. E sotto il profilo politico noi qui abbiamo un problema, perché adesso il sindacato è tornato in piazza, ma fino a quando Draghi faceva le stesse cose, perché l'allentamento sul contratti a termine e lo smantellamento del decreto dignità l'aveva cominciato Mario Draghi, tu vedevi Landini con la manina di Draghi sulla spalla, zitto e mosca. I giornalisti li vedevi applaudire alle conferenze stampa invece che fare le domande. Allora poi a un certo punto ti rendi conto che questo dibattito è vuoto, è vacuo. Ripeto, ragazzi, io lo dico a tutti, perché è importante smascherarla, sta roba. Il decreto dignità, andatevi a vedere gli articoli del 2018-2019, il PD lo crivellava di critiche, ne parlava come se fosse una tragedia per il mondo del lavoro. La stessa CGIL diceva che col decreto dignità in realtà si creava precarietà. E oggi invece sparano sul governo perché quelli, secondo me sbagliando, secondo me sbagliando, smantellano il decreto dignità. Ma il decreto dignità l'abbiamo difeso nel 2018-2019 in quattro gatti. Eravamo quattro gatti a difenderlo. Allora ti rendi conto che veramente noi stiamo parlando di una dialettica politico-sindacale completamente spanata ed è normale che dinanzi a questo aumenti la disaffezione nei confronti del sindacato e nei confronti della politica.